Sì, una serie di iniziative avete potuto constatare in questo periodo, in conclusione delle tante attività che ha messo in moto la Fondazione. Questa è una delle più importanti, anche perché viene restituito alla città un palazzo storico. Questo è un palazzo che era stato già interessato dal terremoto del 1703, era stato mantenuto però in modo non positivo, tanto che la realizzazione voluta dalla Fondazione è stata soprattutto quello anche di riscoprire cose che erano state nascoste, di riscoprire cose che erano state nascoste e che quindi rendono il palazzo ancora più bello. Nel palazzo ci verrà la dogana, la direzione regionale della dogana. Ci saranno anche dei corsi di formazione e un laboratorio chimico per la valutazione dei prodotti, quindi una cosa importantissima a livello regionale e non solo. Io penso, parlandone un po' con i dirigenti della dogana, che potrebbe avere anche degli sviluppi importanti nel tempo. Però intanto oggi godiamoci questa bellezza, abbiamo voluto renderlo visibile ai cittadini prima che venisse occupato con tutti i suoi suppellettili e tutto quello che poi servirà per renderlo funzionale, perché così penso che si capisca ancora meglio la bellezza e si capisca ancora meglio l'iniziativa presa dalla Fondazione, che va in direzione di insediarci un'attività produttiva, quindi non soltanto attività culturali, perché poi per le attività culturali di sedi ce ne sono tante e tante ne possiamo scoprire, ma è importante che all'interno di queste iniziative e poi in questa importante zona della città, con Palazzo Centi, Santa Giusta, e insomma, è una cosa che sicuramente verrà apprezzata dagli aquilani e sicuramente darà soddisfazione all'operato della Fondazione.